Oggi ci troviamo qui in occasione della mostra che vede come protagonista lo scultore Enzo Cursaro, mostra curata dal professor Massimo Bignardi, docente di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Siena, nonché direttore del Museo FRAC di Salerno Baronissi. Questa mostra è stata fortemente voluta dall'ingegner Pingaro e da tutto il suo team Convergenze. Questa è un'occasione per fondere arte e innovazione. Ci troviamo qui con l'artista Enzo Cursaro. Ci racconti l'incontro con Convergenze e con l'ingegnere Pingaro? Questa esposizione è nata per una mia proposta, però anche sfruttando un po' la sensibilità del presidente Rosario Pingaro di Convergenze, perché io, avendo fatto un discorso di recupero di un materiale abbandonato e quindi avergli dato a queste forme, a questa circolarità, una nuova identità, che sarebbe un'identità artistica, entra nella filosofia appunto del concetto di innovazione, dell'energia in pratica che lui porta avanti attraverso l'azienda Convergenze. L'arte da diverso tempo esce fuori dagli schemi e quindi si allontana anche dalle location tradizionali. Questo è un neosempio. Sì, in effetti non è, le gallerie lasciano un po' un discorso, per quanto mi riguarda, è un discorso molto, molto diverso dal mio modo di fare, perché sono più interessato all'aspetto culturale, non all'aspetto di mercante, no? Quindi commerciale. E, per cui anche le gallerie sono state superate per quanto mi riguarda, perché oramai si sono rotti tutti gli schemi e ci sono degli spazi idonei per poter impostare un'esposizione che possa dire altro al di fuori del discorso economico che spesso viene individuato dagli artisti, no? Soprattutto fare in modo che il risultato artistico viva la propria dimensione, al di là dell'aspetto commerciale. Qui abbiamo, dietro di me abbiamo due lavori che rappresentano più un percorso creativo, per cui sono opere che vivono già la propria dimensione, ma non hanno un aspetto commerciale. Quindi il primo disco è così come l'ho trovato, come ho trovato tutta la serie dei dischi. Il secondo è una elaborazione artistica, non definita, ma è stata pulita. Cioè, il primo disco è sporco, arrugginito, c'è cioè il tempo che è inciso sulla superficie, qui invece l'ho ripulito, fino a ottenere poi, ecco, un discorso estetico di un valore, voglio dire, soprattutto di una dimensione artistica. Questa è cultura, quindi non c'è un discorso di vendita, no? Ecco, tornando alle gallerie, non hanno questa cifra espositiva, loro badano subito al mercato. Ci troviamo qui con l'ingegnere Rosario Pingaro, presidente di Convergenze. Convergenze ha aperto il suo building all'arte, alla cultura, ma soprattutto al mondo. Sì, grazie, ciao. È un piacere ospitare questo evento oggi perché è un modo per in qualche modo essere disponibili con il territorio e devo dire che è un'esperienza che è coinvolgente, perché da quando abbiamo accettato di ospitare questa mostra si è messo in moto un'attività frenetica che ha coinvolto praticamente tutti. Il maestro Cursaro con la sua passione ha travolto un po' tutti e ci ha coinvolto in questa preparazione che dura ormai da qualche mese, quindi spero che possa essere apprezzata e possa sicuramente lasciare qualche segno. E noi facciamo questo, cerchiamo di identificare le passioni, che sono anche la nostra energia, e coltivarle, quindi contiamo anche in questo caso di aver fatto il nostro dovere per il territorio. Invito tutti i vostri telespettatori a venire qui, perché per i prossimi giorni, per le prossime settimane, la mostra sarà a vostra disposizione per essere vista e apprezzata. Quindi vi aspettiamo, venite numerosi, vi accoglieremo con calore. Ci troviamo qui con il professor Massimo Bignardi. Qual è il fil rouge della mostra? Beh, innanzitutto è Pestum.
la storia di Pestum e il legame tra Enzo e la sua terra d'origine. Intelligentemente ha abbinato due cose, un po' la mitologia, e si vede da queste immagini dove lui si propone con lo scudo, dall'altro lato la dimensione agreste della storia di Pestum, ovvero questo profondo suo essere legato alla terra, anche dello stesso artista, e soprattutto a quello che è la magia di un tempo, che era l'olio. Quindi questi dischi che hanno a che fare con i finocoli, con la pressa, con tutto quello che era la dimensione di partenza di questi dischi, che erano praticamente per le macine e quindi per la trasformazione dell'olio. Poi invece lui ne ha recuperato i segni, quindi ha lasciato inalterati quelli che sono i segni originari proprio dello sforzo della lastra, anche le spaccature, anche queste sorte di permanenti segni che il tempo ha lasciato. Io scrivevo nel testo che in sostanza dentro si legge un po' il senso della durata bergsoniana. Lo voglio spiegare perché sennò mi sembra una buttata di parola solo altisonante per il nome di Bergson. Invece no, volevo spiegare che la persistenza di un'opera non è in sé quando l'artista interviene, ma la capacità che lui di prelevare il passato del materiale, dell'oggetto, e poi metterci tutta una dimensione narrativa nuova, quindi il segno della colomba, i segni dell'incisione, insomma ci aggiunge il tanto che non è che lo strappa al passato, fa sì che il passato continui, quindi ha questo senso della durata. Quali sono i possibili collegamenti tra la tecnologia e l'arte? Beh, insomma, nel caso di Convergenza i legami sono fortissimi, entrambi lavorano sulla comunicazione, l'artista lavora sulla comunicazione dell'immaginario, dell'immaginazione, rende visibile ciò che è l'inesprimibile, ciò che non si riesce ad esprimere con poche parole, si riesce a esprimere con un segno. Dall'altro lato Convergenza è una grande azienda, a livello internazionale, quindi il sistema della comunicazione è un vanto per la nostra provincia, è un vanto pensare che ci sono aziende di questa portata e di questa capacità di farsi, interpreti di una qualità internazionale. E quindi il mezzo tecnologico, la struttura tecnologica della comunicazione, non dico che va di pari passi con l'arte, ma prende dall'arte il senso di guardare al futuro. Insomma, l'arte, un'opera d'arte si fa non per l'oggi, si fa sempre perché ha una continuità, e quindi la comunicazione va per questo.